Ciao a tutti da Ciao Cinerei! Come va ragazzi? Avete mangiato tanto? Vi siete rimpilzati? Avete bevuto? Come avete passato questo 2021? Un anno di merda, c'è stanno ammazza, soltanto le banche, c'è stanno a magnà. Beh, io bene o male non mi sono fatto mancare niente, poi ho imparato un sacco di cose interessanti quest'anno. Beh, anche quello precedente, dai, non ci siamo fatti mancare assolutamente niente. Come va? Allumino! Ciao! Medico servo, devo scattarli. Oh, senti un po', ma per quest'anno nuovo che cosa vuoi fare? Quello che faccio tutto l'anno e tutti gli anni. E sarebbe i cazzi miei. Poi abbiamo imparato un sacco di cose interessanti, molto interessanti per la nostra salvaguardia. Per esempio, che non si può mangiare per strada, per esempio, no? Perché è pericoloso. Cioè, è pericoloso. Se si mangia per strada. E quindi. Quindi non conviene. E quindi è meglio evitare, capito? Infatti io evito di mangiare per strada. E cerco comunque di limitare i danni. Però diciamo che fino adesso non ho ancora ucciso nessuno mangiando per strada, quindi quando mi hanno detto guarda, ti hanno detto in TV che mangiare per strada è pericoloso, smetti anche tu di fare, ok, io smetto di mangiare per strada. Come vedete non sto mangiando, sto parlando con voi, no? Però la cosa più clamorosa che ho sentito è stata quando hanno detto che la pizza è pericolosa. Hanno detto che mangiando la pizza si rischia l'ictus. Allora vorrei una margherita, una capricciosa, una quattro stagioni e una quattro formaggi. Anzi, fate 10 formaggi, fate 20 formaggi, fate 30 formaggi, fate tutti i formaggi che avete in dispensa. Ci vuole anche l'ananas. Ma mamma che è chi da mort. Oh, che ne dici se ce ne andiamo in discoteca? Ti ho già detto tante volte, io in discoteca non ci vado. Scusa, ma se non andiamo in discoteca, allora come facciamo? E perché? Serve per forza andare in discoteca per poter ballare? Abbiamo imparato un sacco di cose e anche abbiamo imparato una lezione molto importante. Il mondo potrà anche cambiare intorno a noi, o meglio, le persone potrebbero anche decidere di cambiare. Ma questo non vuol dire che dobbiamo farlo anche noi. Auguri per uno splendido anno nuovo e che vi porti tanta fortuna. Vivete e vivete come più vi fa felici. Ciao a tutti da Charles Lee Ray.